campionato italiano velocità in circuito auto storiche, è stato il primo dei campionati italiani in pista al via nel 2024. Il 21 aprile, a Vallelunga, sono stati 40 gli equipaggi a rispondere alla chiamata, facendosi trovare pronti per la sfida. Entusiasmante e variegato è stato il parco partenti, che ha portato in pista una vasta rappresentanza di vetture di diverse case costruttrici, con modelli di alto pregio storico e ricco valore sportivo. Uno spettacolo, quello del primo round stagionale, che ha entusiasmato i molti appassionati presenti. Già dal venerdì, i concorrenti hanno iniziato a familiarizzare con la pista in 3 sessioni di prove libere che hanno consentito di adeguare il proprio stile di guida al circuito capitolino, caratterizzato dall'alternanza di tornanti lenti e veloci su una lunghezza complessiva di 4 km e 85 metri. Al sabato, semaforo verde sulla sessione di qualifica. 25 minuti per ottenere il miglior tempo e guadagnare il maggior vantaggio possibile nella gara di domenica. I piloti hanno sfidato il cronometro, tutti determinati a farsi valere all'interno dei 4 raggruppamenti e senza certo trascurare le rivalità all'interno delle classi. Il miglior tempo assoluto è stato segnato dalla Porsche 930 di Massimo Ronconi e Giovanni Gulinelli, che hanno così guadagnato la pole position alla guida del terzo raggruppamento. Sono stati proprio i loro diretti rivali di classe, Alex e Fabio Valle, su Lancia Beta Monte Carlo ad arrivare secondi, guadagnando la prima fila. Terzo miglior tempo a Riccardo Messa su Alpine Renault V6T, che ha così primeggiato nel quarto raggruppamento. Ad uscire vittorioso nel primo raggruppamento è stato il brasiliano Della Noce su Ginetta G12, mentre nel secondo ha segnato il miglior giro Massimo Lodi su Porsche 911. Domenica le vetture si sono disposte in griglia, pronte per i 60 minuti della prima gara dell'anno. 40 auto d'epoca disposte al via, pronte a scattare in partenza lanciata in un vero tributo alla storia dell'automobilismo sportivo. Incredibilmente emozionante la gara, che ha riservato sorprese già dalle fasi iniziali, con frequenti scambi al vertice dopo che il poleman, con una sporcatura in partenza, ha ceduto il passo ai rivali trovandosi costretto a inseguire. Una corsa ricca di emozioni e colpi di scena, ad un passo serrato ed alto ritmo, nonostante alcune neutralizzazioni che si sono rese necessarie per uscite di pista, con conseguente ingresso della safety car o regime di full course yellow. Al termine, a trionfare, è stato il duo composto da Ronconi e Gulinelli, che è riuscito nell'impresa completando la rimonta e riguadagnando la vetta della gara. Sul podio del terzo raggruppamento in seconda piazza, Matteo Panini e Federico Pergreffi su BMW 2002. Guido Miglio su BMW 635 CSI ha concluso terzo. Vito Truglia e Gil Giovannini su TVR Tascanesse hanno vinto la gara del quarto raggruppamento, seguiti da Enrico Gerardi e Maurizio Sardellitti su Ford Sierra Cosworth e Gabriele Crocchini su Alfa Romeo 33. Nel secondo raggruppamento la vittoria è andata a Massimo Lodi su Porsche 930. La seconda posizione è stata guadagnata da Roberto Chiaramonte Bordonaro su Alpine A110, seguito da Domiziano e Jonathan Giacon su Alfa Romeo GTV 200. Ha vinto la gara del primo raggruppamento Federico Della Noce su Ginetta G12. Il pilota brasiliano ha festeggiato sul podio con Massimo Pucci su Mini Marcos, secondo, e Federico Mezzetti e Umberto Caucci su Morris Cooper S in terza posizione. Il prossimo appuntamento è adesso a Pergusa, il 9 giugno, con il secondo round di stagione all'interno dell'ACI Racing Weekend siciliano. Io sono partito male, ho sbagliato la partenza, ne ho fatti passare un po', poi piano piano ho cominciato a recuperare, comunque alla fine poi, grazie anche a Giovanni, l'abbiamo vinta. Eh sì, è andata bene, abbiamo vinto e quindi siamo contenti. Comunque Massimo ha fatto la sua parte, io l'ho portata a termine e gli avversari diretti che potevano darci fastidio non hanno finito e quindi, dobbiamo dire la verità, è stato oggi abbastanza semplice. Io mi sono divertito molto, ho fatto il secondo turno, quindi dopo il cambio pilota. L'unica pecca, molte safety car e molte full course yellow, che hanno un po' rotto il ritmo di gara. Ma per quanto mi riguarda mi sono divertito moltissimo, era
una sorta di rientro perché l'anno scorso non ho gareggiato. L'ho trovato agguerritissimo Massimo Ronconi col Porsche, ci siamo passati a vicenda più volte, una cosa bellissima. E poi alla prima Safety Car siamo entrati e abbiamo agevolato il cambio pilota. Quindi tutto bene, benissimo. Se si comincia così, di solito non andava così bene, anche quando la prima gara era al Mugello, soprattutto, tra macchine incendiate, così. Però devo dire che in questo caso siamo molto fiduciosi. Direi che è andata abbastanza bene, siamo stati anche fortunati per il tempo che è stato molto bello e caldo, siamo divertiti, qualche problemino, soliti sorpassi, però comunque tutto bene, è stato molto bene, è la prima, speriamo che anche le altre vadano così e vedremo il campionato come andrà. Le macchine storiche hanno un gusto particolare perché non hanno aiuti elettronici, non hanno ABS, non hanno servosterzo, non hanno idroguida, quindi è una macchina che va guidata con la forza e col gusto di guidarla, quindi è molto piacevole, molto divertente. Questa pista è bellissima perché ha un rettilineo molto veloce, curvoni veloci e curve lente, molto molto piacevole, divertente, divertentissimo. Io sono venuto dal Brasile per fare queste, faccio le tre prime gare del campionato italiano autostorico. Per me e la pista è stata molto cambiata, non mi ricordavo di niente, proprio di niente. Ci sono un po' tornante di veloci, anche quelli lentissimi, allora c'hai veramente da scegliere. Cosa vuoi, dove vuoi andare, dalle volte ho esagerato un po', sono andato sui cordoli, ma è finita benissimo.